Siamo alle Rocche di San Pietro, Natile Vecchio, vicino alla maestosa Pietra Cappa, il monolito più grande che c'è nel Mediterraneo. E qui tutta la zona è conosciuta come il Monte Athos di Calabria. Qui precisamente c'è quello che è stato definito dagli storici l'asceterio di San Pietro, un santo eremita proveniente dall'area greca, ma di cultura e matrice e del monachesimo e del deserto. Quindi qui sono venuti i primi padri della Chiesa e hanno ricavato presso queste rocce facilmente erodibili delle grotte dove abitarci, i loro romitori. Da una piccola ricognizione sul territorio però stanno emergendo delle cose molto importanti. Innanzitutto la tipologia delle grotte mi è sembrata molto strana, e adesso dopo 30 anni che non venivo ho potuto guardarle e capire finalmente che qui siamo in un contesto dell'età del ferro. Proviene sia che qui nelle vicinanze abbiamo trovato i resti abbondanti verso Pietra Cappa, sia della preistoria che della protostoria. Ed ecco cosa troviamo dell'età del ferro esattamente. Troviamo questi cocci, probabilmente facevano parte del corredo funebre. Poi troviamo altri di età greca, altri di età romana, compreso questi tegoloni tardo antichi. Qualcuna è anche una colimbetra come questa. La colimbetra è un'anfora particolare che si usava dal VII al IX secolo per battezzare qualcuno che non si trovava vicino alle acque, perché allora c'era l'uso del battezzo per immersione. E appunto quando si trovava lontani da fonti di acqua, di fiumi o di laghi, allora si usava questo particolare vaso, questa particolare anfora a becco, conversatoio a becco, detta colimbetra. Ecco, questi sono i resti di una colimbetra. In questo contesto noi troviamo allora l'età del ferro, l'età greca, l'età romana e delle ceramiche risalenti almeno tra il VII e il IX secolo d.C. Qui c'è una prima tomba ricavata in questo contesto, che non è dissimile da quella che abbiamo visitato pochi giorni fa, quella di Yanchi nel canale Stefanelli dell'area Locri-Gerace. E appunto qui abbiamo la tomba piccola come quelle di Yanchina, e qui c'è la mensola dove appoggiare i vasi con le offerte. Lo stesso abbiamo qui, abbiamo ancora una tomba e da quella parte un'altra mensola per appoggiare le offerte, successivamente modificate dagli asceti che qui ci sono stati, lo sappiamo. Abbiamo trovato anche le ceramiche che datano la presenza dell'età del ferro, la presenza dell'età del IX secolo, e poi abbiamo trovato ceramiche greche e anche romane, probabilmente quelle greche di riutilizzo, ma quelle romane molto comuni, e quindi probabilmente qui c'è stato anche un insediamento di tipo tardo romano. Non dimentichiamo che qui di fronte c'è un toponimo interessante che si chiama il fiume Giudario, la presenza giudaica, e in questi contesti tra il IV e il VII secolo d.C. spesso nei siti romani c'era una forte presenza ebraica.